più soli. Innanzitutto spieghiamo perché fino a 6 mesi fa in Italia questa parola non la conosceva sicuramente nessuno. Quindi cosa consiste proprio tecnicamente e anche a livello mondiale com'è l'applicazione di questo diritto? Sì, penso che ormai i soli lo sanno tutti e questo è stato un segno positivo di tutta questa storia, perché fino a pochi mesi fa non si distingueva la differenza tra ius soli e ius sanguinis, e quindi c'era molta confusione. Oggi il problema degli ius soli si pone più che altro in capendo il suo significato nella scelta del tipo che dovrebbe essere applicata all'Italia. Quindi se noi consideriamo ius soli secco, senza nessuna, cioè ius soli puro, quindi si chiama ius soli puro, vuol dire che i bambini che nascono in un paese, prendiamo l'esempio degli Stati Uniti, l'esempio dell'Argentina, i bambini che nascono su quel territorio, indipendentemente dal tempo di permanenza dei loro genitori, prendono la cittadinanza del paese in cui nascono. E quindi ci sono anche altri paesi che lo fanno. In Europa molti seguono la via dello ius soli temperato. È su questa strada che si sta orientando un po' anche l'Italia e anche molti paesi europei. Se noi prendiamo la Germania, quando i genitori hanno 8 anni di residenza sul territorio, almeno uno dei due genitori ha 8 anni di residenza sul territorio, quando nascono i bambini possono prendere la cittadinanza tedesca con la richiesta alla richiesta dei propri genitori. In Spagna sono quelli che sono anche molto più aperti, perché la Spagna ha aperto a tutti i paesi che hanno avuto dei rapporti coloniali, insomma, con la Spagna, quindi tutto il Sud America, ma anche con le Filippine. Bastano 2 anni di residenza per i genitori sul territorio e possono chiedere la cittadinanza spagnola, a differenza di tutti quelli che provengono da altre zone. Dopo 10 anni di residenza sul territorio hanno automaticamente anche loro la residenza. Questo è un vantaggio per molte persone, perché non devono aspettare 18 anni come succede in Italia. Se voi osservate bene la tabella comparativa dello ius soli temperato in Europa, l'unico paese che non prevede alla nascita, cioè dopo un tot di anni di residenza, non prevede la cittadinanza italiana alla nascita è l'Italia. Quindi, nonostante i 10 anni di residenza, i bambini si devono adeguare alla richiesta dei genitori. Sono i genitori che devono fare la richiesta, e sono i genitori che, se ottengono la cittadinanza prima di 18 anni, il minore può usufruire di quella richiesta. Ahimè, se la risposta di quella richiesta arriva anche un mese dopo 18 anni, non è più diritto, perché vuol dire che il neo maggiorenne deve fare una richiesta sua, deve fare un percorso suo e cominciare un altro percorso di richiesta per la cittadinanza, con tutti i problemi che ne conseguono, perché un giovane che studia per poter avere o la cittadinanza o il permesso di soggiorno, è chiaro che deve avere o l'iscrizione alla scuola oppure deve avere un lavoro, e in mancanza di questa, come molti giovani che finiscono, prendono il diploma, non trovano il lavoro, diventa difficile, se non hanno la cittadinanza, poter avere il permesso di soggiorno, perché vuol dire cominciare a fare la fila davanti alla questura, e nel momento in cui non trovano il permesso di soggiorno possono essere rimpatriati nel paese di origine dei loro genitori, ma loro sono nati e cresciuti qua, e molti sono arrivati anche a 2 mesi, a 2 anni. Quindi diventa un discorso di interrompere un percorso di integrazione di giovani, mettendo in difficoltà il percorso in quel particolare età, proprio la loro identità. Noi, invece di rafforzare la loro identità, indeboliamo e li rendiamo molto ricattabile
di fronte a un mondo adulto, perché una volta maggiorenne, se non hanno i documenti, rischiano di finire nel mercato nero, rischiano di essere sfruttati, rischiano di finire nell'illegalità. Ora, il miglior modo per combattere l'illegalità è quello di garantire un'identità a una persona, è quello di garantire un documento, un'identificazione a una persona. In mancanza di questa, noi questi giovani li stiamo spingendo verso un mondo sconosciuto, che è quello del mercato nero. La sua proposta di legge, quali sono gli aspetti più dibattuti politicamente con le parti con cui state sviluppando appunto questo discorso? Sì, e qui dovrei fare alcune precisazioni. Quando ero deputata ho fatto la proposta di legge, da ministra non ho mai fatto nessuna proposta di legge e ho proposto il tema dello ius soli per aprire un dibattito nel paese. In quanto istituzione che rappresenta tutte le forze, rappresenta tutti i cittadini, ho il compito di ascoltare tutti, ma anche chi la pensa diversamente da me, ma di ascoltare tutti purché quel confronto, purché il confronto si verificasse nel rispetto dell'altro. E quindi io ho lanciato il tema dello ius soli, che ha stimolato effettivamente un dibattito, una riflessione in tutto il paese. E questo è un lato positivo, perché si è verificato non soltanto nel paese, ma si è verificato anche all'interno del Parlamento stesso, dove tutte le forze si sono trovate insieme a confrontarsi. La proposta di legge che avevo presentato da deputata è una proposta di legge di ius soli temperato, quindi che richiedeva 5 anni di residenza per i genitori sul territorio, e i bambini che nascevano da questa coppia dove uno dei due doveva avere almeno 5 anni di residenza potevano richiedere la cittadinanza per i figli, quindi diventavano cittadini italiani alla richiesta dei genitori, oppure potevano conservare la cittadinanza di origine dei genitori. Quindi questa era una scelta che potevano fare i genitori, fermo restando che a 18 anni possono fare la loro scelta. Alla nascita lo possono fare i genitori, a 18 anni possono loro stessi scegliere se prendere oppure no la cittadinanza, ma questa legge non riguardava soltanto i nati in Italia, riguardava anche i minorenni. Per quelli che arrivavano in Italia in età minorile, cioè cercavano, loro arrivano a poter avere la cittadinanza al completamento del primo ciclo di studio, quindi al completamento della scuola, delle scuole primarie, oppure al completamento delle scuole medie. Quindi il primo ciclo che loro, cioè il primo completamento che affrontavano, alla fine potevano richiedere la cittadinanza italiana. Per i genitori, quindi noi abbiamo chiesto 5 anni di residenza invece di 10 anni per poter chiedere la cittadinanza, perché voi sapete che attualmente sono 10 anni di residenza in Italia, e 10 anni di residenza molte volte diventano 14, 15, fino a 18 anni. E quindi la mia proposta riguardava prendere in considerazione tutti, era proprio una riforma sulla cittadinanza. E questa è stata discussa insieme ad altri 19 proposte di legge in Parlamento, sono state discusse per poter trovare una mediazione. E per quanto riguarda il mio ministero, che sta lavorando sulla cittadinanza, ma sta lavorando nell'ottica della semplificazione. La prima norma che abbiamo fatto passare nel decreto Fare è quello di poter mettere al centro delle politiche i diritti. Quelli che nascono in Italia a 18 anni hanno diritto alla cittadinanza, quindi possono chiedere la cittadinanza, hanno diritto alla cittadinanza, hanno la scadenza di un anno per poter richiedere la cittadinanza. Ora, moltissimi giovani non riuscivano ad ottenere la cittadinanza, e questa per errori burocratici, perché i genitori avevano cambiato la residenza, per errori, per una mancanza dei genitori. Allora, in questo caso, la norma che abbiamo fatto passare
è quello di dire: i diritti sono diritti e non possono essere negati di fronte ad errori che non sono imputabili al minore. E questa noi ci siamo arrivati perché, analizzando tutti i casi che sono arrivati nei tribunali, tutti hanno ottenuto la cittadinanza. Di fronte a un risultato che la nostra giurisprudenza, a questi risultati della nostra giurisprudenza che ci fanno capire che al primo posto loro hanno messo i diritti, abbiamo preso come esempio quella strada per far capire che abbiamo perso tempo, soldi e abbiamo anche fatto perdere tanto tempo ai giovani. Era il caso di cercare di andare nell'ottica della semplificazione, proprio per far capire che un percorso non può essere interrotto per errori che non sono imputabili a loro. Quindi qualunque certificato scolastico, iscrizione alle liste mediche può essere portato avanti come testimonianza di un percorso sul territorio, che quella persona ha fatto il percorso sul territorio invece dell'unico certificato anagrafico. E poi c'è l'obbligo dei comuni, quindi i comuni avranno l'obbligo di comunicare a tutti i neomaggiorenni i loro diritti, di far capire che sì, con una differenza, che se non arriva la richiesta non vale più la scadenza di un anno, possono fare la richiesta dopo. Per cui ogni comune si trova di fronte a una responsabilità di cercare di far conoscere i diritti a questi giovani, e quella comunicazione deve arrivare ai giovani. Grazie. In Italia la figura del migrante è ovviamente in parte legata ai fenomeni di criminalità. Quanto c'è di vero in questo nesso e quanto la mancanza di permesso di soggiorno porta in questo che mi sembra poco fa avesse lei dichiarato mercato nero fondamentalmente? Allora, bisogna secondo me cominciare a fare un po' di chiarezza anche in questo, perché molte volte il migrante viene sempre considerato, viene accostata alla criminalità, viene accostata a tutto quello che è insicurezza. Guardando bene anche le statistiche, leggendo bene, interpretando le statistiche, molte volte noi ci accorgiamo le colpe di molti di questi migranti sono colpe che possono essere risolte anche da un punto di vista amministrativo. Quindi a volte non c'è bisogno di passare dal carcere per poter risolvere alcuni problemi che non richiedono la carcerazione. Allora questo numero, analizzando proprio la tipologia di reato, analizzando proprio il motivo per cui le persone sono all'interno delle carcere, si arriva comunque a questa conclusione. Molte persone finiscono nei centri di identificazione ed espulsione perché non subiscono il percorso di identificazione all'interno del carcere. Oltre il 60% delle persone che sono dentro il CIE provengono proprio provengono dalle prigioni, perché vuol dire che la persona subisce una doppia carcerazione: non solo ha scontato la propria pena, ma ne sconta un'altra dentro il centro, dove può arrivare perfino fino a 18 mesi. Questa ricattabilità di molti migranti è dovuta proprio al legame del documento, quindi permesso di soggiorno, al lavoro. Ora, se io non rafforzo la regolarizzazione delle persone, è chiaro che le metto in una situazione di debolezza, le rendo ricattabile. Perché se una persona perde il lavoro, non può rinnovare il permesso di soggiorno. Prima eravamo a 6 mesi, ora siamo a 1 anno, ma sfido chiunque in un periodo così difficile, di crisi, di dirmi che dopo 1 anno ha già trovato un lavoro. E questo succede per persone che hanno 10 anni, per persone che hanno fatto 15 anni, che hanno fatto 20 anni, con difficoltà a poter chiedere la cittadinanza, proprio per gli errori burocratici di cui parlavo prima. Si ritrovano in queste condizioni. Quindi alla fine queste persone
Molti di loro hanno perso ormai il posto nel paese di origine, hanno perso i contatti e entrano in un mercato nero dello sfruttamento. E per quello che io dico, se noi vogliamo combattere la criminalità sui migranti, se noi vogliamo combattere anche lo sfruttamento nero, dobbiamo capire che mettere una persona in regola, cercare di dare una certezza a quella persona è già un passo avanti contro la criminalità, vuol dire già contribuire a una lotta contro lo sfruttamento di una persona che non può parlare, non si può ribellare perché non è identificabile, perché ha paura di poter denunciare. Giusto ieri ho affrontato un altro tema che è quello dell'INAIL, dove molte persone, molti migranti addirittura hanno paura a denunciare la malattia, hanno paura di esporsi per la malattia, perché nel percorso migratorio l'unica cosa su cui può contare il migrante è la salute. E se manca la salute si può perdere il lavoro, e se si perde il lavoro si perde il permesso di soggiorno, e quindi molte volte questa paura, quindi noi alla fine invece di agevolare il percorso a delle persone che contribuiscono allo sviluppo del paese, che lavorano onestamente, che hanno diritti e doveri, li rendiamo ricattabili. Quindi regolarizzare le persone migranti in qualche modo anche combattere la criminalità. E su queste dinamiche come si muove la comunità europea? Che indirizzi dà? Che aiuti dà agli stati? Sì, abbiamo fatto un convegno pochi giorni fa a Bologna dove la comunità europea sta cercando di dare delle linee guida per quanto riguarda le politiche di accoglienza, di insistere sulla via dell'integrazione e soprattutto nel cercare di recepire bene le norme europee. L'Italia in questi anni ha avuto molte difficoltà, molte norme non sono state recepite molto bene e quindi quello che chiede la comunità europea è proprio questa, cercare di uniformare alcune politiche, le politiche soprattutto migratorie. Nello stesso tempo l'Italia chiede di poter contare anche sulla comunità europea per poter gestire meglio il fenomeno migratorio. Vi spiego, per quanto riguarda i rifugiati richiedenti asilo, c'è una convenzione, che è la convenzione di Dublino, quella che obbliga le persone che quando arrivano, il primo paese Schengen dove arrivano è il paese dove devono richiedere l'asilo, e molti di questi paesi sono paesi del sud Europa come l'Italia. Quindi noi troviamo molte persone in Italia che arrivano qui che non avevano l'obiettivo di rimanere in Italia, sono bloccati in Italia e non riescono a completare il proprio percorso migratorio. In questi giorni si sta discutendo a livello della comunità europea proprio per modificare questa convenzione, quindi cercare di agevolare il percorso anche di molti paesi, tra cui l'Italia, la Spagna, tutti i paesi che sono al sud, cercare di sbloccare questa situazione del primo paese Schengen dove arrivano di richiedere il permesso di soggiorno. La strada è lunga da fare, ma per quanto riguarda l'Italia c'è stato anche un apprezzamento, quella di poter avere un ministero tutto integrato, tutto dedicato all'integrazione, è un segnale positivo che è stato apprezzato, vuol dire un approccio diverso sulle politiche dell'immigrazione da quello che è stato fatto negli anni precedenti. Tocchiamo gli ultimi tasti, diciamo, dove ci sono delle criticità personalmente motivate nel rapporto fra migranti in Italia.